16.000 metri quadri, 720 posti auto, 11 unità commerciali, 2 piani, un nome, Nuovo Flaminia dei Baby Mall. Così si chiama il nuovo centro commerciale inaugurato questa mattina all'interno del comparto degli ex magazzini generali, al cospetto di una copiosa folla di curiosi desiderosi di vedere con i propri occhi l'area rinnovata completamente. Il Baby Mall della zona sud-ovest di Brescia punta tutto sulla bellezza di essere piccoli, un grande punto di vantaggio in un'area come quella padana, nella quale tutto deve essere fatto sempre di fretta. All'interno del Nuovo Flaminia, 7.000 metri quadrati sono occupati dall'Ipercoop, evoluzione della storica Coop del centro Flaminia, di rimpettaio del nuovo, a cui si aggiungono un'area food e di intrattenimento al primo piano, negozi di abbigliamento, calzature, gioielleria, telefonia, lavanderia, profumeria, acconciatura e odontoiatria si trovano al piano terra. Le aree parcheggio sono sia a raso che interrate. L'ampio parco di cui si è molto parlato durante la costruzione del centro non è però ancora pronto, dovrebbe esserlo in primavera. Ai nostri microfoni ne parla il presidente di Coop Lombardia, Daniele Ferré. Il parco è stato ridimensionato non più tardi qualche mese fa in conseguenza della scelta delle casere. Cioè, volendo mantenere le casere, una parte importante della volumetria che era prevista nel piano attuativo è stata cancellata, per cui per poter ricollocare una parte di quella volumetria hanno dovuto ridisegnare il parco. Cosa accadrà alla vecchia Coop del centro Flaminia? Dico io che è una società nazionale che ha 1.000 dipendenti, ha 125 negozi in tutta Italia, sono bricolage dai 1.500 ai 2.000 metri di vendita, di cui 65 sono della società Brico Io e una quarantina sono in franchising. Tra i numerosissimi avventori, molti si sono chiesti se la collocazione del centro in una zona già ampiamente satura di centri commerciali non potesse essere rischiosa e causare un flop colossale. Allora, il mercato di Brescia è saturo da tempo. L'obiettivo che ci siamo posti è quello di fare un prodotto diverso rispetto a quello degli altri, perché comunque lo dimostra Flaminia, che è stato il primo di questi centri commerciali. Per quel che so io della storia commerciale di Brescia, i primi anni che venivo qui 30 anni fa avevamo appena aperto il Flaminia, che abbiamo aperto nel 87, e c'erano un po' di Colmark che poi sono diventati Auchan. Anzi so che voi oggi guarderete, farete il vostro ragionamento, andrete nei parcheggi interrati, vedrete il fotovoltaico, vedrete il parco. Secondo me questo centro commerciale, questo ipermercato, rispetto agli esempi degli anni 80 e degli anni 90, è una cosa diversa. E io spero e credo e sono convinto che i consumatori di Brescia capiranno che questo centro commerciale è una cosa diversa. Se io vado in alcuni dei centri commerciali che lei ha citato, ci metto mezz'ora per riuscire ad arrivarci, riuscire a entrare, poi ricordarmi dove ho messo la macchina e poi domandarmi, quando ho finito, come faccio a riprenderla. E comunque è un tempo per fare la spesa importante. Qui facciamo tutto in metà tempo, perché si entra da una rotonda, si esce da un'altra rotonda. Se vuoi parcheggi a raso, se non vuoi parcheggi sotto, prendi la scala mobile e fai quello che devi fare. E credo che mentre prima nel vissuto dei consumatori la spesa era un elemento gratificante, adesso soprattutto in Lombardia non c'è mai tempo per far niente. E quindi bisogna, diciamo così, dare il meglio con la comodità e sapendo che parecchie funzioni le espletiamo, diciamo così, in maniera un po' più rapida rispetto a 30 anni fa o 20 anni fa.